Buonasera a tutti da Polentone in Giappone, Polentone Family. Tommy è collassato dal sonno dopo aver mangiato al ristorante giappo-cinese e adesso siamo qui ad Abano Terme, famosa località termale in provincia di Padova. Stiamo facendo una passeggiata con la signora e con i miei genitori. Era un po' di tempo che non venivamo qua ad Abano. Abbiamo detto dai, andiamo ad Abano a fare una passeggiata così facciamo camminare Tommy. Eccolo qua. E quindi niente, vi facciamo vedere, per chi non è della zona, un po' la zona pedonale appunto di Abano. Ma c'è anche il trenino, vedi qua. Ah Tommy, è che non si sveglia perché sennò... Guarda che bello. Il puffetto. Ciao ciao. Quanto costa? Saliamo? Ah, saliamo? Adesso? Facciamo un giro con Tommy? Facciamo un giro di Abano? Direbbe che forse sveglio. Tommy, sei sveglio? Il trenino? Dammi il trenino? Facciamo un giro in treno? Vuoi fare il giro in treno? Ah. Allora, ci siamo informati per il treno che costava 2 euro a tratta e dura un'ora addirittura, ma adesso sono le 9.20 e il prossimo, la partenza è alle 10.20, quindi tra un'ora. È impensabile. Con Tommy che si è tra l'altro svegliato perché appunto è arrivato il treno. Ah Tommy, adesso vi facciamo vedere quest'altra strada pedonabile. Molto bella, carina, c'è sempre della musica qua. È pieno di gelaterie Tommy, sai? È pieno di gelaterie qua. Puoi scendere un po'? Dove vai? In braccio alla mamma? No, papà. Papà, papà sì. Mai. È difficile filmare con te in braccio. Vedo io. Papà, 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 papà. Tra l'altro qua camminando per Abano ci sono questi lampioni che hanno anche le casse con la musica. Guardate che bello questo. Guardate che bello grosso. Potrebbe essere il tuo cavallo, Tom. Io ad Abano venivo tanti anni fa a mangiare il gelato. Un altro cane, cane piccolo, bau piccolo. C'era, sono tante gelaterie qui a Abano. Ci sono tanti stabilimenti termali, hotel, pensioni. Però insomma l'età media, non so se avete notato dalle immagini che scorrono. Tommy no acqua, l'acqua di Tommy, adesso lo chiediamo alla mamma, però bisogna scendere per bere l'acqua. Dicevo che l'età media è abbastanza, diciamo, alta. Sì, sì. Aspetta che scendiamo, chiediamo l'acqua alla mamma. Dai. E qui ad Abano ci sono anche diverse piscine che appunto d'inverno diventano termali e poi queste piscine diventano pubbliche. E si può fare il bagno d'estate appunto per rinfrescarsi, o alcuni hotel o strutture termali aprono al pubblico, quindi sono strutture private e con un ingresso che può variare, adesso il prezzario non lo so, si può entrare e c'è possibilità di affittare ombrellone, lettini anche qua e poi passare una giornata in piscina. L'anno scorso ci abbiamo portato Tommy e si è divertito molto con l'acqua. Qua abbiamo i soliti venditori di ste robe qua che volano, c'erano 10 anni fa e ci sono ancora adesso, incredibile, oh. Vendono ancora sta roba qua. Non è per te Tommy, eh? Qua abbiamo un'altra zona pedonale. E poi mi piace l'acqua. Finalmente è arrivato il bel tempo, sembrerebbe, qui a Padova. Adesso che andiamo via, grazie. Qua abbiamo un grande hotel, sembra che è nuovo o ristrutturato, Hotel all'Alba, a parte là che non è illuminata. E qua c'è tutta un viale, anche qua alberato, illuminato con la musica, con queste baracche che aprono ogni tanto, da quello che so, per fare un po' di shopping o comunque vendono alimenti, cibo, ok, in generale. Bello.
temperatura ottima, tra l'altro adesso sono indicativamente sui 23-24 gradi. Una camminata perfetta dopo cena. Siamo arrivati alla fine anche di questa passeggiata ad Abano Terme. Al prossimo video, dal Giappone o dall'Italia. Ciao da Polentone Family, alla prossima. Ciao ciao.